RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Vivere davvero. Vivere davvero. Vivere davvero. Vivere davvero. Scappare, vivere e far perdere ogni traccia, per andare in un posto lontano e ricominciare a vivere. Vivere una vita nuova. Vivere una vita nuova. Mio caro Marco, è il momento di trasferirci proprio fisicamente a Modena, perché abbiamo parlato proprio, ci trasferiamo direttamente lì, a Sassuel, dove c'è il nostro Francesco Bellucci, che ovviamente è il cantante che ci ha appena finito di proporre Vivere Davvero. Ciao Francesco, come stai? Ciao, bene, bene. Ciao. Però non sono a Sassuolo, sono a Modena anch'io. Io a Sassuolo ci sono solo nato. Vabbè, volevo fare l'accento. No, sai perché mi piaceva, dato che i tifosi del Sassuolo usano questa parola Sassuel. Era bello dirlo, dai. Poi Sassuolo è anche patria di Bertoli. I tifosi del Modena dicono Modena. Modena, beh, i canarini. È più brutto forse da sentire, però. Ma solo voi riuscite a dirlo bene. Come? Solo voi riuscite a dirlo bene come si pronuncia. Modena. Senti Francesco, te sei nato in una terra di responsabilità proprio, perché lì proprio da Bertoli a Vasco Rossi a Reggio Emilia con Luciano e poi Bologna con Dalla, insomma, chi più ne ha molto, più ne metta. Molto bravi. Sì. Però mi sembra che ti difendi molto bene, perché il pezzo è bello, eh. Complimenti. Mi piace, mi è piaciuto, mi fa sì, molto piacere. Cerco di fare quel che riesco, poi vediamo. Stiamo correndo questa corsa, vediamo cosa succede. Poi tra l'altro, quello che mi fa sorridere, nel senso che tutti questi paragoni, per sfociare al fatto che tu comunque ti ispiri a Pirandello, che è un altro enorme, per dare una frase di questa, di questo vogliamo vivere basso, davvero. Vogliamo, sì. Chi non ha voglia di scappare dalla vita sua per arrivare a qualcosa di molto più bello? Ah, secondo me è una cosa che ce l'abbiamo tutti dentro il DNA, oggi più che mai, soprattutto, ma quella frase lì di Pirandello, oltre ad essere attualissima, io quando l'ho rilassa di recente, che mi è venuto poi l'idea di utilizzarlo nella canzone, citandolo, mi sono reso conto che non è solo attuale, ma oltre il tempo, cioè fra 3.000 anni, esseri umani siamo ancora così, insoddisfatti, scontenti. Certo, perché ogni proprio periodo del mondo corrisponde a problematiche diverse che comunque ci stressano, diciamo così. E poi direi che è una cosa che mi fa molto piacere questo, che nella musica, specialmente di voi giovani, ci sono davvero tanti riferimenti ai grandi scrittori e dei tempi passati, non solo Pirandello, ma per esempio ti faccio l'esempio di Gabbani, che dice lasciate ogni speranza a voi che entrate, che comunque Dante, voglio dire, veramente grandi voi che riuscite a trovare spunto per dare riferimenti alla nostra cultura letteraria, che davvero. Guarda, io penso che ci mancherebbe altro, cioè, abbiamo la cultura più bella del mondo e la, se non la usiamo noi, la usano gli altri, e stai tranquillo che è sempre bello notare, vedere e scoprire come giovani cantanti, artisti, in realtà hanno dentro la loro storia delle canzoni un mondo che uno non si aspetta, no? È vero. E quindi è bello. Questa è la dimostrazione che in realtà c'è gente brava. È vero, bello, bello, sì, sono molto contento di questo. E vabbè, parliamo del pezzo e soprattutto del lavoro che stai facendo, perché questo è il tuo primo singolo. Sì, questo qua è il singolo che anticipa poi tutto il disco. Sì, è uscito da poco, 16 di giugno, quindi insomma un paio di settimane. Pochissimo, è un momento, sono emozionatissimo proprio. È una roba incredibile. Lo sentiamo, lo percepiamo. Non mi vorrei mica dire che sono uno dei primi che ti intervista. Ma quasi,
è la terza questa cosa. Ah, va bene, va bene. Siete il numero perfetto. Allora posso chiedere tutto quello che voglio, perché comunque certe domande sicuramente non te le avranno fatte. No, me ne hanno fatte pochissime. Già voi me ne avete fatte alcune che non me le ha fatto nessuno, quindi è un'esclusiva questa. Bene, bene, bene. Allora, mi stavi dicendo che state lavorando comunque al progetto, e quindi uscirà prima un altro singolo oppure state lavorando all'album? Ma guarda, allora il disco l'ho già finito, sì. Quindi adesso vediamo un po' come va questa canzone qui, mancano solo gli ultimi ritocchini nel disco, ma io pensavo di pubblicare direttamente tutto il disco senza far passare un altro singolo, okay. Poi vediamo un po' cosa succede. Ho capito. Vediamo, non lo so. Beh, d'altronde giustamente poi uno esce con il disco e quest'estate allora la passi in studio per preparare il disco, oppure avete comunque delle date, qualche apparizione per cui possiamo segnalare le date per poterti venire ad ascoltare? Guarda, allora in realtà di date per adesso fino ad agosto non ce n'è neanche una, quindi c'è tutto luglio che probabilmente starò in studio perché devo finire alcune cose, appunto, come ti dicevo mancano alcuni ritocchini qua e là, sai. Però dopo d'agosto ci sono qualche data, adesso ne stiamo ancora organizzando molte, ma stiamo più che altro lavorando per da settembre in avanti, per cercare di portare in giro tutto il progetto quest'inverno. Ho capito. Quindi la grossa parte del lavoro là, che io non vedo poi l'ora anche di fare, sarà tutta concentrata da settembre in avanti. Mm-hmm, perfetto. Beh, sentimi, io vorrei ancora sapere una cosa. Tu sei cantautore, nel senso che ti scrivi anche le cose, oppure c'è qualcuno che ti segue e scrive per te, oppure scrivi con altri autori? No, guarda, sono un cantautore. Ah, e questa canzone qua, Vivere Davvero, è una canzone anomala, infatti, perché tutto il disco l'ho scritto interamente. C'è Pirandello, per forza è anomala, no, sto scherzando. È l'unica canzone dove c'è un altro autore, e che autore? Esatto. Che autore? Morti nella tomba. No, dai, siamo convinti di no. Anzi, credo che sia lusingato, perché comunque è bello recitarlo proprio per parlarne, vedi, ne abbiamo parlato parecchio, quindi i giovani che magari vogliono avvicinarsi alla letteratura possono farlo, perché Pirandello è veramente una pietra miliare. Guarda, io spero che si avvicinino sentendo la canzone, perché io ti devo confessare che invece quando andavo a scuola io l'ho odiato abbastanza. È un classico. L'abbiamo odiato tutti, perché poi è difficile reinterpretarlo quando il professore chiede, però. Perché poi quando una cosa è forzata uno non la vuole mai fare, sempre sì, no, infatti è stato anche per me un piacere riscoprirlo. Più avanti di recente con questa cosa è stato piacevole avvicinarmi a un qualcosa che comunque avevo già sentito, ma un po' mi stava lì. Ecco, Francesco, adesso ti reinterpreto io. Ti faccio vedere io come si fa. Ti faccio vedere come ti reinterpreto. Il Pirandello del nuovo millennio, potremmo richiamarlo così, Francesco. Ma voi, ecco, oltre alle date live che magari organizzerete, programmerete, che contatto avete col social network? Quindi il poter farvi notare anche a livello web, no? È importante per gli artisti di nuova generazione buttarsi sul web. Ah, importantissimo. Allora, c'è Facebook, se voi scrivete Francesco Brutti su Facebook è stato fuori subito. E poi c'è Instagram, io uso principalmente quei due social network lì. Perfetto. Perché mi piace come girano. Poi dopo, se no, c'è il mio sito internet, francescobellucci.com. Ah, bene, bene. E se chi non è dalle vostre parti volesse venire a o volesse vedere i vostri video, i vostri pezzi su YouTube, ci siete? Certo, sì. Perfetto, come trovano? Anzi, mi approfitto, questa qui è esclusiva, non l'ho detto con nessuno. Vai. I primi di luglio esce anche il videoclip della canzone, che non è ancora uscito. Perfetto. Ah. E allora ovviamente lo segnaleremo ai nostri amici, anche perché di questa intervista faremo una video foto e poi la pubblicheremo noi sul nostro YouTube e ovviamente ti linkeremo. Bellissimo. In modo da poter... Allora, la condividerò. Ma assolutamente, siamo tutti social. Grazie Francesco, noi ti ringraziamo molto per il tuo tempo e soprattutto per la musica che a noi piace. Se passi a Torino, vieni a trovarci in radio e soprattutto... Guarda, più che volentieri, quando volete io... Vale, trovi una baza e vieni qui a Torino. Volentierissimo. Va bene, grazie. Allora, Francesco Bellucci con noi. Un saluto, ragazzi. Grazie, buon lavoro. Ciao. Ciao, grazie.
RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo!